è finita in parità tra Avellino e Lecce, soddisfatti gli ospiti pugliesi che hanno ripreso il cammino verso posizioni di classifica più consone alle attese di squadra e città, un po' meno gli irpini che hanno colto pali e traverse. Gol mancati di pochi centimetri e quindi un punto lasciato sul campo. Avete già visto le fasi salienti della prima parte ed eccoci al trentesimo con la deviazione, sia pure involontaria, di Fonte sul tiro di Stringara. E palla. E qui praticamente si chiude il primo tempo. Ripresa, gli uomini di Bolchi entrano in campo più decisi e Parpiglia trova un Battara prontissimo alla deviazione dopo meno di un minuto. Sul calcio d'angolo conseguente, Miggiano fa il bis con i pali. Passano ancora pochi secondi ed ecco il tris, firmato da Quicchi. Anche Lecce prova a colpire, ma Amato intuisce la conclusione di Ceramicola su punizione. Sul finire, Bonaldi con un colpo di testa manda il pallone contro la traversa. Sull'altro fronte, Amato, ribattendo di piede una conclusione di Morello, dice che il pari per il Lecce è già un buon regalo di Natale e bisogna accontentarsi.